una grande possibilità appunto per socializzare e per vivere insieme questa passione in giornate che ti portano fuori dal tempo e dalla quotidianità, ecco. Comunque giocheremo, perché si giocava anche al tempo con corsetti e crinoline sotto il sole. Iniziamo con i giochi e con i balli. Si inizia il picnic. Dei campamenti dei gruppi arriva che non sa bene che cosa aspettarsi e non sa bene cosa significa una ricostruzione di un abito d'epoca. Piano piano entra in un mondo che è un mondo molto particolare, in cui c'è la ricerca di un certo tipo di stoffe, della storia dietro a queste stoffe, dietro al modello, che si leva comunque alla storia economica dei vari paesi, sia all'epoca che adesso, quindi è molto interessante come approccio alla storia. E poi, entrando in questo mondo, è come seguire il bianconiglio e diventano tutti degli alici nei vari mercatini dell'antiquariato per prendere, ad esempio, un ombrellino d'epoca. Aprilo. I ventagli. Indossare degli abiti d'epoca, perché spesso il materiale, seta, cotone, lino, è fotosensibile, quindi dopo 150 anni diventano molto fragili. Perché si parte tutto dalla danza. E da quello si fanno le ricerche storiche sulle musiche, sui vari manuali. Ci sono manuali che sono prettamente in lingua straniera, sono pochissimi quelli italiani, ma d'altronde la danza veniva comunque specialmente dalla Francia, da Parigi, perché la cultura, la moda veniva appunto da Parigi, sia per gli abiti che per le musiche, che per anche le usanze sociali. Allora, adesso ci sarà una piccola pausa estiva, poi abbiamo un appuntamento a fine agosto vicino a Verona, a un forte dove fanno una ricostruzione di un forte attualmente quasi parzialmente restaurato, ma soprattutto abbiamo l'inizio stagione a settembre, dove a Mestre faremo una grande manifestazione per la firma del trattato di Radeschi, intorno alla metà dell'Ottocento, e poi l'8 ottobre abbiamo un altro picnic a Parco Sigurtà, a Valeggio sul Mincio.